Certe situazioni, certe ideologie, certi modi di vivere il nostro quotidiano. E allora dobbiamo guardare in modo particolare quel Cristo in croce che per noi è l'emblema di un uomo che contemporaneamente è Dio, che si è sacrificato fino a morire in croce per ciascuno di noi. Per noi essere in vita è una cosa normalissima, ma se ci pensiamo bene, è lo Spirito di Dio che ci mantiene in vita. Tanto è vero che quando tale spirito vitale si ritira, noi moriamo. E allora questo cammino che stiamo facendo, il Signore ci dice: cerca di farlo bene, cerca di produrre degli effetti positivi, perché quando tu verrai davanti a me, io possa accoglierti a braccia aperte, per poter finalmente, dopo un cammino di sofferenza e di poche soddisfazioni, poter finalmente essere libero di poterlo lodare, amare, adorare per l'eternità nel suo palazzo in cielo. Sia lodato Gesù Cristo.